Buongiorno, siamo qui a Palazzo Estense a Varese, presentiamo un progetto e io sono Eliana Colombo, sono insegnante dell'Associazione Culturale Società di Danza che studia e propone le danze di società di tradizione ottocentesca, come vedete dall'abito che è del 1840. Noi facciamo corsi naturalmente in tutta la Lombardia e anche a Varese, Varese con Milano, siamo ovunque, potete cercare sul sito societadidanza.it. Cosa facciamo normalmente? Facciamo vedere, proponiamo alle persone come si danzava nell'Ottocento, per cui i generi che sono le quadriglie, i valzer naturalmente, un po' il film Il Gatto Bardo, se potete capire e se amate il genere, quindi valzer, quadriglie e poi contraddanze tipo i Bridgestone, quindi fila di dame, fila di cavalieri, erano tutte danze che venivano dalle vecchie danze di corte e quindi erano danze di società. E noi le riproponiamo appunto, le nostre sarte confezionano, sono sarte costumiste e confezionano per noi gli abiti, ciascuno poi ha i suoi colori e quindi la sua foggia, il suo modello. E poi realizziamo questi eventi nelle palazzi e nelle ville più belle di tutta la Lombardia e anche di tutta Italia, perché comunque siamo poi una federazione di circoli. E oggi cosa mettete in scena? Oggi siamo nel progetto In Fabule e noi ci occupiamo della parte appunto ottocentesca della storia di Varese. La storia di Varese poi viene descritta da degli attori e noi facciamo vedere dei momenti danzanti di danze che effettivamente in questo bellissimo salone di Palazzo Estense sono state eseguite nelle feste.